Guarda, le elezioni, al di là del fatto che Lichtenstein è venuta dopo i candidati già scelti in tutta Italia, quindi insomma, voglio dire, le cause possono essere le più varie, no? Chiaro che poi questo è un momento molto favorevole al centrodestra dal punto di vista sia nazionale che locale. Nei comuni più piccoli o medi contano molto le dinamiche comunque all'interno di quella comunità, dove oggi abbiamo modo di vedere le campagne elettorali vanno fatte in un modo diverso rispetto al passato, vanno fatte veramente facendo un porta a porta, cosa che magari è stata fatta, adesso io non lo so, però dopodiché bisogna caratterizzarle con elementi appunto di riconoscibilità dal punto di vista della qualità della proposta e dal punto di vista anche della percezione di un servizio che uno può dare. Questo non è una cosa facile, cioè, mentre in passato magari valevano di più altre cose, anche la stessa appartenenza, oggi non è più così. Io non sono, diciamo, anche la questione delle liste civiche senza se e senza ma, io credo che nel piccolo e medio le liste civiche si siano sempre fatte e siano le più opportune. Simboli di partiti nei comuni soprattutto piccoli o medio piccoli se ne sono sempre visti molto pochi. Dietro però ci deve essere la capacità appunto di ritornare a fare politica, ci deve essere la capacità di un partito come il Partito Democratico in questo caso, che sia in grado di trainare, diciamo, la proposta anche attraverso liste civiche, ma che comunque abbia una regia innanzitutto di consapevolezza di dove si sta andando, no? E poi abbia, mi passi il termine, la presunzione di saper interpretare quella che è più o meno la giusta direzione da seguire, contestualizzando logicamente. Quindi insomma le cause vanno anche diciamo viste posto per posto, pezzo per pezzo, candidato per candidato, perché poi c'è anche questa variabile personale che non è indifferente nel 2023, no? Secondo me è anche molto, molto così. Quindi comunque io non interrompo il mio percorso di riavvicinamento al PD, cosa che considero naturale, nel senso che comunque nei tempi della mia uscita ero nel gruppo con Lichtenstein, quindi insomma lo considero un ritorno naturale senza neanche troppe spiegazioni dal punto di vista del posizionamento politico. Quindi mi auguro di poter dare una mano nella ricostruzione, come diceva bene anche Sanna, di una classe dirigente che abbia delle caratteristiche di radicamento territoriale e di capacità di comunicare. Ecco, questo secondo me è un vero punto di partenza. Pastorino, allora diciamo arriva il suo appoggio alle parole di Armando Sanna, le chiedo due cose. La prima è, allora lei è d'accordo, entro la fine di quest'anno il centrosinistra sarà poi un campo largo o meno, non si sa, devo dire che Conte sinceramente mi sembra che stia facendo di tutto per evitare che si crei o si ritorni a creare un campo largo, quindi questa è un po' la sensazione che si ha. Le chiedo, da una parte è d'accordo, entro quest'anno bisogna riuscire a trovare il candidato per le regionali 2025, dall'altra parte cosa risponde? Immagino che abbia letto l'intervista di Pippo Rossetti sul nostro sito primocanale.it, dove dice vabbè, Pastorino rientra bene, ma cosa vuole fare? Vuole candidarsi presidente? E soprattutto già nel 2015 si è visto com'è andata, io credo che certe candidature non debbano ripresentarsi. Se mi risponde a queste due, diciamo, posizioni diverse all'interno del Partito Democratico a cui lei sta rientrando, quindi che dovrà vivere molto da vicino. No, io sono d'accordo con Sanna, questa è una cosa che diciamo molto spesso e poi che non facciamo mai, no? Che bisogna scegliere i candidati per tempo, quindi il traguardo della fine dell'anno secondo me è un traguardo che dobbiamo provare a seguire, a traguardare, per poter costruire con un po' di calma una proposta che sia credibile, non sia, diciamo, stropicciata, fatta all'ultimo momento. Quindi su quello che ha detto Sanna sono perfettamente d'accordo. Poi è anche vero quello che dice lui, che ci sono tanti sindaci e amministratori locali molto bravi. Io credo che però non sono mai stato un sostenitore mi passo il termine, del partito dei sindaci, no? Io credo che questi amministratori locali, cioè chi ha avuto negli anni la capacità di interpretare il proprio ruolo anche e declinare una proposta politica attraverso se stesso e un modo di fare, debba mettersi a disposizione di quel rinnovamento della classe dirigente del partito di cui stiamo parlando. Ecco, quindi ci deve essere, diciamo, la messa a disposizione.
queste figure che ha individuato anche Sanna, tra le quali se mi posso permettere, mi piacerebbe esserci anch'io, di dare una mano appunto a rinnovare in questo senso il partito. Sulle parole di Rossetti, guarda, secondo me sono parole che non fanno benissimo a una situazione già ingarbugliata, quindi preferirei non commentarle. Mi auguro di avere a che fare con Pippo Rossetti all'interno del PD, perché io prendo la tessera per entrare in un partito, per fare politica, per dare una mano, diciamo, al partito anche in chiave di elezioni regionali, sperando di poter, diciamo, dare un contributo affinché il quadro della regione Liguria possa cambiare. Questo sì. Allora rubo 30 secondi, Silvia, solo per chiedere all'onorevole Pastorino, non è un po' preoccupato di questo rientro in un PD che spesso ha troppe dissidi interni, ha troppe probabilmente anche scorie da non riuscire a debellare? Sì, e molti sperano in Elish Line, però sembra che poi alla fine i fuochi interni, amici, ci siano sempre. Guardi, no, paura no, anche perché insomma non avrei dovuto avere molto di più in questi anni, che partito non ne avevo forse, no? Cioè, quindi la situazione, diciamo, si arricchisce quantomeno di una discussione che oggettivamente mi manca un po' per certi aspetti. Io credo che occorre fare un salto, diciamo, di qualità, ecco, all'interno anche della discussione interna, ma che rimanga anche un po' interna. Ecco, mi permetto di suggerire questo. È vero che il centrosinistra poi fa sempre le analisi del post voto, le fa magari in un modo, però le fa sempre in un modo un po' troppo aperto all'esterno, un po' troppo quello ha detto contro quell'altro. Ecco, sinceramente io mi permetto di suggerire che eviterei questo tipo di atteggiamento, questo sì. Pastorino, un flash per chiudere, invece ci sono novità sul tema dei seggi che potrebbero essere a rischio? Ma non ne ho, adesso mi stanno dicendo che comunque tutto nasce intorno a quei quattro ricorsi, però per capire di cosa stiamo parlando, se mai si dovesse andare in fondo e quindi diciamo andare a interpretare, cioè andare a inserire questo nuovo criterio di conteggio o di verifica delle schede nulle, per cui si dovrebbero fare per tutti, no? Nel mio caso, come in altri casi, io avevo un distacco, mi pare, di 1.300 rotti voti da Biasotti, quindi insomma su un totale di 5.000 rotte schede nulle, insomma direi che il ribaltone sarebbe un po' complicato, dovrei essere proprio sfortunato, ecco, ma molto sfortunato, nel senso, però questo nella vita può succedere, però si deve arrivare ancora lì, nel senso che le schede nulle poi sono di tanti tipi, ci sono quelle che parlano del Genoa, della Sampdoria, no? Quelle che parlano di mia nonna, e poi ci sono anche quelle. Il problema è nato perché nei confronti di un caso in Calabria che vede contrapposto un candidato di Forza Italia che è sotto alla coalizione e un candidato dei 5 Stelle che è stato eletto, che con la coalizione sotto non ce l'ha, e il distacco lì è molto poco, no? Sono 400 rotti voti, quindi facendo questo riconteggio, che potrebbe essere solo a vantaggio del candidato di Forza Italia, ecco lì che insomma si potrebbe avere un rovesciamento. Dopodiché ci siamo finiti dentro, e vabbè, per non farci mancare nulla, diciamo.